a tutti! Allora, oggi vi volevo parlare dei miei ultimi acquisti targati Essence, di cui vi ho parlato su Instagram, ma oggi in questo video vi volevo parlare in maniera più approfondita, per cui direi di iniziare subito. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è che è una cosa che ho già comprato due volte ed è questa qui, questa è la seconda volta, la Brighten Up di Essence, che è la cipria, la banana powder, la copia della banana powder. La copia della banana powder, che ha questo colore appunto giallo, ben sfumabile, un pochino polverosa. E questa è ideale, vedete qua dietro, fa vedere per il baking. Però io la uso prevalentemente per coprire tutto, per acquacizzare il viso, quindi per fissare il fondotinta, correttore, eccetera. Ovviamente questa zona qua è molto molto buona perché illumina un sacco. Pagata mi sembra... Ho tutti i prezzi su Instagram, quindi poi fate, se mai vi allego il link e della foto. E mi sta piacendo un sacco la seconda che compro, perché la prima già lì c'è poco prodotto in queste cose di Essence. Oggi non va bene questa cipria, la romperò. In questi prodotti di Essence c'è queste ciprie, c'è poco prodotto secondo me. Perché? Non si sia rotta? No. Qui c'è, dura 24 mesi, quindi addirittura 2 anni, una volta aperta. E ci sono, vediamo se c'è scritto quanti grammi ci sono. No, mi sa che qua non c'è scritto. Comunque, secondo me sono pochi. Perché si consuma. Ah, così c'è scritto. Ritardata come sono. 9 grammi. Si consuma molto, molto, molto velocemente. Considerando questa qua di MAC, che è in polvere libera, qui ce ne sono 30 grammi. Infatti, è ancora tutta qui. Quelli ce ne sono 9. Quindi, si direi che relativamente sono veramente pochi. Poi, però, mi piace. Devo dire, rispetto, ma mi piace anche di più della All About Matte, che è quella bianca classica, trasparente, che ho comprato tipo 3-4 volte. Però ora che ho trovato questa, preferisco usare questa. Poi ho trovato questa matita, che è la Super Last 24 Ore Highbrow Pomade Pencil Waterproof, di appunto sempre di Essence. Questa punta un po' angolata, che io adesso ho già distrutto perché la sto già usando, ed è questa che ho indosso. Molto molto bella. L'unica cosa che non, di cui non capisco l'utilizzo e tantomeno lo uso appunto è questo pennellino con, non so se le vedete, questa punta, non lo so, tipo non è una punta unica, sono dei peletti come se fosse un pennellino, ma non riesco a farci niente di particolare. Poi vabbè, qua c'è il temperino anche al suo interno, ma in realtà non serve perché è una matita regolabile con la mina appunto retraibile, quindi non è che sono più di tanto. Però mi trovo bene, la sto usando da un paio di giorni, per ora mi trovo molto molto bene, dura e si indurisce anche le sopracciglia, addirittura come, diciamo che ha la stessa funzione e diciamo composizione più o meno di questo qua di NYX, che è la pomata appunto per le sopracciglia, già per le sopracciglia molto molto utile, questa qua per una cosa veloce senza dover prelevare così la pennellina eccetera. Mi piace. Dura veramente un sacco, l'ho pagato 2 euro qualcosa, veramente poco. Anche questo qua vi trovate i prezzi su Instagram. Mi piace per ora, anzi, anche meglio di queste qua di MAC. Veramente anche meglio, anzi, sarebbero anche da buttare perché sono finite, ma le tengo per il nome. Poi ho preso questo eyeliner che credo sia nuovo, non l'ho mai visto. È il super fine line pen, non è waterproof, questa cosa mi disturba, però l'ho utilizzato stamattina nonostante il vento ha tenuto. E ha questa punta molto molto sottile, molto fine. Anche di questo ho fatto gli swatch su, e i prezzi eccetera su Instagram. Mi piace, l'ho pagato in questo qua sui 2 euro qualcosa, 3 euro quasi. Mi piace, lo volevo provare un po' per il petto perché mi piace questa cosa olografica e un po' perché volevo cambiare eyeliner. Io uso e amo e amerò per sempre questo qua di NYX, ovviamente, l'Epic Ink Liner, ma insostituibile. Però per un uso quotidiano, perché io l'Epic Ink lo uso soprattutto per il sabato eccetera, che devo stare fuori 2 giorni, mentre in settimana voglio qualcosa di molto più rapido. Quello lì nero tende a sbavare tanto dell'Epic Ink, quindi bisogna lavorarlo bene. E quindi quello lì mi sembra un valido, se non mi sono finito nel naso, mi sono fatto un'unghiata, mi sembra un valido sostituto.
Adesso vi farò vedere l'ultimo acquisto, questa qua finiva 8,99 euro, l'ho trovata al 20% nel Black Friday, ed era la Strobing and Contouring Palette di Essence, sì, di NYX. Di Essence. Allora, io ho la palette per il contouring di NYX, però in polvere, mentre questa qua è appunto in crema, ed è quello che cercavo io, ed è proprio una palette per il contouring che ha ben due illuminanti, che sono questo qui bianco e questo qui dorato, tre correttori e tutte queste qua, 2, 4, 5 terre. Che ho fatto gli swatch sempre su Instagram, però li devo caricare sulla pagina, faccio la recensione domani o dopo, ora vedo un po' come mi regolo. Mi piace, non ha chissà quale scrivenza, non ha magari la stessa scrivenza che possono avere le palette di Mulac, per dircela tutta, o quelle di NYX, insomma, quelli, i classici prodotti in crema delle grandi marche, però. Per essere costata solo 8 euro, diciamo che fa il suo lavoro. Vi potrei iniziare magari a sfociare le terre. Diciamo che la parte delle terre compatte in crema fanno il loro lavoro, nel senso che sono, vedete, ben, ben sfumabili. Io ce l'ho in su questa mattina, non si vedono già più perché vi dico appunto il prezzo che hanno, veramente ridotto. Però questo per dire l'illuminante, molto, molto chiaro, però anche questo ben sfumabile. Questo è l'illuminante dorato. Molto bello anche questo qui, però si vedono poco, quindi questi diciamo la volevo come base e da poi metterci sopra le terre in polvere, quindi per farvi capire questa qui insieme, contando che questa qua di NYX ovviamente è molto meglio, è costata sui 23 euro, però è una cosa diversa, se non che però diciamo io volevo proprio combaciare la crema con la polvere, quindi per adesso i miei acquisti sono finiti qui. È stato l'unico mio Black Friday, il make-up è morto qui proprio questo, tristemente. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ciao!